Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Lunedì 20 marzo, dopo le ore 8, riaprirà al traffico via Tronconi. Si concludono in questi giorni i lavori del cantiere e si concludono con una settimana di anticipo rispetto alle previsioni. Con la riapertura di via Tronconi lunedì, anche la viabilità tornerà all'origine, quindi via Mazzini, che in questo periodo è rimasta invertita come senso unico in direzione di via Tronconi tra via Vittoria, tornerà a prima del cantiere, quindi non si potrà più percorrere via Mazzini da via Vittoria a via Tronconi, ma da via Tronconi a via Vittoria. Quindi anche l'ordinanza, che aveva una durata di 2 mesi proprio per garantire per motivi di sicurezza il cantiere, cesserà la sua funzione. Gli eventi della settimana, o meglio gli eventi del fine settimana. Domani alle ore 10:30 presso il parco Rita Levi Montalcini ci sarà l'inaugurazione del cippo scultura dedicato alle vittime del Covid. Sabato alle ore 17:30 presso l'aula pluriuso della biblioteca ci sarà il caffè con l'autore, che in occasione della giornata mondiale della poesia incontrerà il Circolo Alba. Sempre sabato e domenica presso lo spazio Optium continuerà e si concluderà la mostra dal titolo Autoritratto, mentre domenica in Sala del Camino, sede della Proloco, si concluderà la mostra dal titolo Donna. Oggi è il 17 di marzo, è il 161esimo anno dalla fondazione dello Stato Unitario Italiano e domenica Fagnano si appresta a festeggiare questo anniversario con la fanfara dei Bersaglieri di Vergiate. Il tutto inizierà alle ore 11, partendo dal Castello Visconteo, sede del municipio, raggiungerà il Monumento di Garibaldi, dove ci sarà un piccolo momento di riflessione e di onoranze proprio rispetto a questo evento, rispetto a questo anniversario, e poi si proseguirà presso la aiuola centrale di Piazza Fredo di Dio, dove si terrà un breve concerto della fanfara stessa. Non mi resta che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!